Roma è sporca e il segretario del PD chiama la Dunata. Andiamo a pulire questa città che continuano a fare i discorsi su Facebook ed è una delle città più sporche d'Italia. Passale! Tutti con la maglietta gialla e la ramazza in mano per invadere e ripulire la capitale. Quanti sarete oggi qui a... Almeno minimo 15, che ora stanno arrivando. Stanno arrivando tutti gli altri. Stanno arrivando, sì. Come sta andando? Bene, sta andando bene. Ci sono pezzi di cartone che saranno qui dal 1935, cioè nel senso... E questa è carta sporca, vale l'indifferenziata. Ma non è che alla fine è una guerra tra Renzi e Grillo? Io credo di no, loro non hanno proprio idea di come funziona il rifiuto. Ah. Non è che era già pulito. Che cosa? Allora, ripeto, rispetto a ieri, ai quantità dei cumuli di immondezza, sì, era pulito. Ma io sono obiettivo. Tutta la sporcizia che c'è. Questa qua? Questa qui e poi quella dietro l'albero. Ma è anche un orgoglio di cittadino italiano, è un orgoglio di italiano. Ramazza e Badile anche per il presidente del PD, Matteo Orfini. Ma il sindaco Raggi non ci sta e risponde così su Facebook. Il PD, quello che è responsabile del malgoverno degli ultimi 20 anni a Roma, ha deciso finalmente di venire a pulire. Chiaramente per il noto principio secondo cui chi sporca pulisce. Ma Roma è davvero così sporca? Adesso proveremo a fare un giro per Roma, per i principali quartieri, le principali strade. Qui ad esempio siamo nei pressi via della Lega Lombarda, zona policlinico. La terra è piuttosto pulito. Stanca, rassegnata, innocente, invasata. Qui siamo nei pressi di Villa Borghese, in pieno centro a Roma. Ma è la mia città. Via Prenestina. Anche qui i cassonetti fondamentalmente sono puliti. Sempre affollata, devota. Siamo in via di Tor Sapienza, zona ad est di Roma, e questa è, diciamo, la prima situazione critica che abbiamo incontrato. Bella appariscente, invidiata, invadente, volgare, indecente, violenta. Siamo nel quartiere di Cinecittà, un altro quartiere molto popolare. 3, 4, 5, 6 cassonetti. Beh, rifiuti a terra non ce n'è. Viale Marconi, questa è la situazione attorno ai cassonetti. Dentro sono praticamente vuoti. Qui siamo sulla circonvallazione Gianicolense. Ci stiamo spostando verso l'Aurelia. Condannato. Anche qui dei cassonetti. È la mia città. Qui siamo in via Aurelia, qui c'è un bel po' di scatoloni fuori. Piata sempre affollata. Siamo in via Baldo degli Ubaldi. Attinata, ma è la mia città. Qui siamo arrivati al largo di Boccea. Siamo in via Candia, in pieno centro a Roma, molto vicino ai Musei Vaticani. Ma nel frattempo come sarà andata la pulizia della città? A circa 7 ore dall'evento Magliette Gialle, sono più o meno le 5, siamo tornati in questo angolo dove gli stessi volontari ci avevano portato per farci vedere le condizioni. Questa qui e poi quella dietro l'albero. Che suda il salario. Quello è un po' curioso, diciamo, è che è rimasto tutto così. I sogni di gloria. Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Cartacea, c'è anche quel sacco nero. Utilizzavano proprio i volontari per raccogliere l'immondizia. Non è cambiato nulla, né peggiorato né migliorato. E così com'è, noi assistiamo al teatrino quotidiano di questo rimpiattino tra pupazzi che stanno lì. Ma il cielo è sempre più forte.